ho davanti a me le riproduzioni di quattro disegni che rappresentano il medesimo soggetto, la testa di un cadavere disteso sopra un tavolo d'obitorio. Si tratta di schizzi dal vero. Il morto si chiamava Edoardo Persico. Era nato a Napoli, per un po' di tempo aveva vissuto a Torino, poi da qualche anno si era stabilito a Milano. Due dei disegni sono del pittore Gabriele Mucchi. Portano la data del 13 gennaio 1936. Il terzo è del pittore Adriano Spilimbergo, il quarto del pittore Fiorenzo Tomea. Gli ultimi due, non contrassegnati da una data, di sicuro sono stati eseguiti tra il 13 e il 17, giorni nei quali il corpo è rimasto esposto all'obitorio. I tre pittori erano fraterni amici di Edoardo Persico, venuto a mancare improvvisamente nella notte tra il 10 e l'11, un mese prima di compiere 36 anni. Nei due ritratti di Gabriele Mucchi, la testa, ripresa frontalmente, è circondata dalla benda funeraria e la bocca è semiaperta. La posizione della testa, inoltre, risulta leggermente rovesciata all'indietro e piegata verso sinistra. In quello di Spilimbergo, dove il volto è visto di profilo, invece la benda funeraria è scomparsa e la bocca è perfettamente chiusa. Non c'è nessuna inclinazione all'indietro della testa. Tomea lo ritrae anche lui senza benda e con la bocca chiusa. C'è quindi qualcosa che non torna. Un'evidente discrepanza tra quello che ha visto Mucchi e quello che hanno visto Spilimbergo e Tomea. La benda funeraria serve per evitare che, in seguito all'allentamento della muscolatura mascellare, la bocca si apra e così rimanga poi a causa del sopravvenire dell'irrigidimento. Ma in questo caso non sembra essere servita allo scopo se la bocca è rimasta semiaperta. Forse la benda non è stata tirata come avrebbe dovuto. Allora, come si spiega che nel ritratto di Spilimbergo e in quello di Tomea la bocca sia ben chiusa e la benda non esista più? Oltretutto si sa che il cadavere è stato portato all'obitorio diverse ore dopo l'avvenuto decesso e quindi il rigor mortis è già da tempo sopravvenuto, fissandolo in una posizione definitiva. Né si può ipotizzare che la benda funeraria servisse a nascondere una qualche ferita alla testa, perché essa allora sarebbe stata notata da Spilimbergo e da Tomea, dato che la benda era stata tolta. È un piccolissimo, trascurabile mistero, che può però trovare una spiegazione nel fatto che tra i due disegni di Mucchi e gli altri corra un certo lasso di tempo durante il quale è ragionevole supporre che un addetto dell'obitorio abbia sistemato meglio il cadavere facendogli chiudere a forza la bocca e levandogli la fascia. Oppure ci può essere un'altra spiegazione che risale all'intento col quale i tre pittori si pongono davanti alla salma dell'amico. Mucchi
vuole documentare una morte in un certo senso inquieta e inquietante, mentre Spilimbergo e Tomea preferiscono tramandare l'amico finalmente sereno, composto nella morte. Quelle di Mucci, di Spilimbergo e di Tomea sono comunque disegni inconsapevolmente profetici. Negli anni a venire, infatti, ci sarà chi si ostinerà ad essere inquietato da quella morte e si porrà domande su domande e cercherà di darsi risposte, e chi invece preferirà ricordarlo eludendo le domande e riducendo le tante zone d'ombra della vita e della morte di Persico a pure fantasticherie alimentate in gran parte da lui stesso.